Una storia veramente ricorrente in queste settimane, quelle delle proteste e delle repliche, le controproteste, per la distribuzione di un fumetto che racconta la tragica storia di Norma Cossetto, quindi è diventata un personaggio simbolo della tragedia italiana sul confine orientale. Non accennano a placarsi le polemiche sui morti delle foibe e la tragedia degli esuli di Giuliano Dalmati. Dopo la presa di posizione negazionista dell'Associazione Partigiani di Rovigo e i dissensi sulla realizzazione e la distribuzione del film Red Land, ora è la volta di questo libro a fumetti dedicato alla tragedia di Norma Cossetto, la giovane italiana violentata e infoibata dai partigiani titini alla fine della Seconda Guerra Mondiale e insignita molti anni dopo di medaglia d'oro alla memoria dal Presidente della Repubblica Ciampi. Finalmente una legge dello Stato nel 2004 istituisce il giorno del ricordo. E dice anche che le scuole devono approfondire il tema e allora la Regione, con il suggerimento, la richiesta di Federesuli, ha voluto dare questo fumetto Foiba Rossa nelle scuole medie del Veneto. E chi dice che questo invece fomenta l'odio? Chi parla di odio è perché ha cattiva coscienza. Una risposta al PD provinciale che sempre oggi in un comunicato parla di deriva estremista, ma soprattutto all'Associazione Partigiani e a Giuliano Vernier, che parla di vicenda nata dal fascismo. L'AMPI è completamente fuori dal tempo, perché dovrebbe semplicemente chiedere scusa per essere l'erede morale di quella parte di storia. Quando si chiede di condannare le leggi razziali, la destra l'ha sempre fatto. Perché l'AMPI non ha ancora avuto il coraggio di chiedere scusa? Assessore che non si limita all'Associazione Partigiani, ma chiama in causa anche l'ex senatrice montebellunese Laura Puppato, che più di documento storico parla per questo libro di strumento di propaganda. Puppato è veramente fuori dal mondo, perché lei, femminista, che dovrebbe difendere, ha sempre difeso, dicendo a parole, la storia delle donne, qui si tratta della prima giovane vittima del femminicidio, in un modo barbaro. Puppato dovrebbe chiedere scusa anche lei. Parliamo di storia che si svela non sui fumetti ma sulla facciata di uno dei più bei palazzi rinascimentali del Veneto. Stiamo parlando di Palazzo Pretorio a Cittadella, mi sono permesso di fare un giro per voi. Andiamo a vedere da vicino, proprio camminando sui ponteggi, quello che è il delicato passaggio tra il 400 e il 500 sulle facciate di Palazzo Pretorio a Cittadella. Per nostro, sorpresa, abbiamo trovato, oltre agli affreschi che ci aspettavamo, anche dei nuovi affreschi. Quindi abbiamo deciso, prima di togliere le impalcature, di dare l'opportunità ai cittadini, ai tecnici, ai turisti, a comunque chi fosse appassionato appunto di storia, di poter salire sui ponteggi, naturalmente con una visita guidata, e poter vedere da vicino il restauro e gli affreschi. La visita quindi insegnerà a tutti che la facciata di un palazzo è una membrana viva, palpita, respira, e da vicino si potranno vedere la delicatezza degli ornamenti con volute, con conchiglie, con foglie. Questa è la parte più inedita di tutto il palazzo, perché nascosta da una parete in mattoni che era stata posta davanti, abbiamo avuto la possibilità di trovare una superficie pittorica del tardo 1400, che è del San Severino, e la superficie successiva del Malatesta. Abbiamo trovato questi simboli che sono ricorrenti all'interno delle facciate, sia anche in quella a sud che era già stata restaurata negli anni precedenti. Abbiamo avuto modo di trovare la costruzione, come venivano fatte le linee di costruzione per poi creare questi simboli rettangolari. Abbiamo sì un chiaro esempio della Serenissima con questo leone, che abbiamo restaurato completamente e riportato a quello che era, insomma, i suoi fasti precedenti. Quello che racconta una facciata non sono solo quanto la storia aggiunge, ma spesso quanto la storia è capace di togliere. Qui vedete una lapide scalpellata, noi non sappiamo cosa racconta questa lapide, ci racconta che però qualcuno ha voluto nascondere volutamente un pezzo di storia.
è sempre accaduto nel passato e accadrà ancora in futuro, le storie nascoste. E abbiamo visto quanto è legato alla polemica politica del servizio ancora precedente. La grande programmazione del Carnevale di Venezia naturalmente passa attraverso la Fenice. La musica che abbiamo scelto è musica accogliente per lo spirito del Carnevale, pensando sempre che noi siamo un luogo di cultura, ma la cultura deve essere, non va mai vista con troppa soggezione, altrimenti poi dopo, come dire, rischiamo di ritrovarci con gli stati d'animo delle scuole quando dovevamo essere interrogati. La cultura è la cosa più vicina alla nostra vita, è la nostra vita di tutti i giorni. Al via la programmazione carnescialesca del Gran Teatro La Fenice, che per questo propone due titoli di rara esecuzione del catalogo mozartiano, Il sogno di Scipione e Il re pastore. Entrambi i pezzi sono due pezzi del giovane Mozart, addirittura Il sogno di Scipione del giovanissimo, perché aveva 15 anni, qui ne aveva 18, ma comunque parliamo sempre di un giovane talento che in questa musica ci fa sentire tutta la vitalità rispetto a questo mondo del teatro musicale che lui stava esplorando. Poi sarà la volta di Rossini. Domenica prossima arriva l'Italiano in Algeri. Italiano in Algeri di Rossini. Gioachino Rossini, compositore legatissimo a Venezia, che a Venezia ha iniziato e finito la sua carriera italiana, la vede con l'Italiano in Algeri proprio del 1813, quando aveva 21 anni, vede proprio facciamo una produzione nuova di quest'opera che Rossini aveva scritto per un teatro veneziano nel 1813. Quest'anno non ci sarà il ballo della cavalchina, ma abbiamo due serate su Italiani in Algeri continuano dopo lo spettacolo con un cocktail alle Sale Apolline. Le Sale Apolline che sono sempre state un luogo di musica, in passato anche di intrattenimento. Se ci sono dei palloncini alla Città della Speranza, naturalmente è per qualcosa di simbolico. 300 palloncini biodegradabili gialli, il colore della ricerca, lanciati in aria dai ricercatori della Fondazione Città della Speranza. Un'iniziativa nella giornata internazionale contro il cancro infantile per ribadire il ruolo fondamentale della ricerca nell'individuare cure più mirate per quel 20% di piccoli pazienti che ancora non riescono a sopravvivere alle forme più aggressive di tumore. Che ricerca significa futuro, significa speranza, significa poter guarire quei bambini che su tutte le ematologie pediatriche oggi non ce la fanno. In quanto riguarda l'oncoematologia, ad esempio, abbiamo tassi di guarigione che oggi sono del 20%, ma dobbiamo fare ancora molto, perché per arrivare al 100% di guarigione dobbiamo investire molto e crederci. In Italia ogni anno vengono diagnosticati 1400 casi di tumore in pazienti sotto i 14 anni e circa 600 negli adolescenti tra i 15 e i 19 anni. I tassi di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi raggiungono l'80%, un dato confortante se si pensa che nel 1994, anno in cui è nato Città della Speranza, sfiorava appena il 30%. Sono stati gli stessi ricercatori a dare vita all'iniziativa per ricordare il ruolo fondamentale della ricerca. Questo è un istituto di ricerca che sappiamo è un istituto unico a livello europeo, un centro di eccellenza, deve diventare ancora di più a livello internazionale. E qui dobbiamo avere fondi per far sì che i ricercatori possano continuare nella loro carriera, poter trovare soluzioni che permettano a questi bambini di guarire e magari un domani far sì che un premio Nobel o qualcuno di importante possa uscire anche da questo istituto di ricerca, che è veramente un'eccellenza unica. Noi vi ringraziamo per averci seguito, questa era una selezione delle notizie della nostra regione, una buona serata.